Un saluto a tutti i bikers. In questo video recensiamo e vi mostro quelle che sono le mie esperienze in base a quelle che sono le borse e tutti gli accessori per chi ama fare del moto touring, per chi ama star fuori il weekend con la propria moto e quindi degli accessori per poterci portare appresso quelli che sono i vestiti, gli indumenti, le cose più necessarie ai nostri viaggi. Cominciamo con che cosa? Beh, l'indispensabile è marsupio da gamba, quindi questo va allacciato sulla coscia del pilota e intorno alla vita. È un marsupio veramente, diciamo che fra tutti in proporzione, è uno degli oggetti che ha il prezzo maggiore. Qui parliamo di consegnato a casa, 36 euro. In tessuto è impermeabile, in cordura, all'interno è in PVC, come vedremo fra poco, ma come primo gadget, come primo accessorio, troviamo questo elastico che non serve altro. Con il sistema appunto scorrevole come negli zaini, come tutto serve per infilare dentro i guanti quando ci facciamo una sosta, ci fermiamo un attimo per un caffè, una foto, due chiacchiere con i nostri compagni di viaggio, infilare dentro i guanti e appunto poter avere un attimo le mani libere. Sempre anche con i guanti, quando arriviamo ad esempio come al casello dell'autostrada e tutto, in un attimo possiamo aprire e sganciare questa clip, troviamo il velcro che mantiene chiuso e impermeabile quindi alla pioggia il borsello e dentro, come possiamo vedere, troviamo questo tessuto in PVC che garantisce praticamente come un sacchetto di nylon che il tutto quello che viene conservato all'interno, quindi telefono, cellulare, documenti, gli occhiali, quello che vogliamo, viene mantenuto appunto impermeabile anche dopo parecchio tempo che siamo sotto la pioggia. E abbiamo anche, mi ero dimenticato, quest'altra pratica tasca dove magari eventualmente possiamo infilare il libretto della nostra moto che sempre magari tante volte risulta un po' scomodo nel sottosella. È un marsupio che come potete vedere come dimensioni appunto abbiamo circa 26 per 20, beh, lo spessore sarà circa di 7-8 cm una volta anche riempito, comunque bello capiente, pratico. Tutti questi accessori li ho acquistati l'anno scorso e usati durante tutta l'estate, quindi quell'esperienza che ho avuto è quella che vi trasmetto adesso. Quindi questo è un accessorio, questo sì, veramente indispensabile, soprattutto se guidiamo con la tuta intera da moto. Poi che cosa abbiamo? Indispensabile e unico è ovviamente la borsa serbatoio. Di questo vediamo già la marca, su altri video di questa marca vi ho già esposto altre cose, una marca che ha un prezzo veramente buono, qui parliamo di 23 euro, 14 litri di capienza, consegnata a casa, vedete qui c'è la retina che è un accessorio che non c'entra nulla, ho acquistato io, ma ovviamente avendo adoperato c'era dentro anche questo, due tasche laterali. La capottina appunto da mettere sopra per aumentare l'impermeabilizzazione e quando piove veramente forte. Abbiamo la tasca trasparente per la cartina geografica o per riporre il cellulare eventualmente con il navigatore, il Bluetooth acceso. Questi risvolti praticamente che aumentano la protezione sulle cerniere contro la pioggia per impermeabilizzare, appunto. Vedete, buone cuciture, buone cerniere. Abbiamo sempre il classico strap che ci apre, sì, per aprire e bloccare la nostra borsa. All'interno, come potete vedere, un doppio tessuto. E qua sotto abbiamo un pannello che tiene in forma esattamente sempre aperta questa borsa. Gli interni sono appunto anche qui rivestiti in materiale impermeabile, in materiale sintetico. Sotto che cosa abbiamo? Le due alette, perché questa è una borsa magnetica, cioè si fissa in maniera magnetica il serbatoio. Vi assicuro che quando ci fermiamo a fare il rifornimento risulta veramente difficile anche quasi spostarla. Comunque questo tessuto è questo materiale è praticamente antigraffio e impedisce ai magneti interni di graffiare o rovinare il serbatoio e la vernice della nostra moto. Possiamo trasportarcela poi sia con la tracolla che con l'impugnatura manuale una volta che abbiamo bisogno per portarcela appresso.
Anche questa borsa ha delle dimensioni abbastanza importanti, quindi abbiamo un 38 per 30 e l'altezza, ovviamente, un attimo quando sarà piena del tutto, saranno sui 15 centimetri. Comunque non dà fastidio durante l'utilizzo, durante la guida, ed è veramente pratica ed economica. Passiamo poi a quelle che sono le borse da codino, accessori che vedo usati molto meno in giro per i vari motoraduni che ho visto, ma che sono comunque comodissimi, cioè vanno, come vedrete alla fine, alcune foto, installati su quello che è il codino, cioè sul posto del passeggero, oppure se abbiamo delle motocross runner che hanno già i maniglioni di alluminio e la piastra dietro, possiamo agganciarle direttamente lì. Arrivano anche questi con materiali antigraffio, antiusura per la sella o dove andiamo ad attaccarli, una piccola parte ergonomica, una piccola imbottitura, perché questa sarebbe la parte dove poggia la schiena del pilota, e le clip con gli anelli di fissaggio per fare il giro nel sottosella, per essere fissate appunto con le varie cinghie. Cinghie che sono in rotazione, queste vedete non le ho mai utilizzate perché ho sempre usato quelle di altre, delle altre che sono perfettamente compatibili, di altre, come si vede, di altre borse che ho utilizzato. Anche qui vedete l'interno impermeabilizzato. Un cerniere che impediscono, se abbiamo, lo teniamo in mano, di ribaltare completamente quello che sta all'interno, e un'altra utile tasca interna con cerniera per riporre tipo i documenti della moto o altre cose che devono rimanere un attimo maggiormente protette. Questo accessorio costa 15 euro consegnato a casa, la fattura è molto buona e anche questo è abbastanza impermeabile dopo parecchio sotto la pioggia, insomma, risulta ancora il materiale dentro risulta ancora asciutto. È ovvio che qui, non avendo una capottina, dalle parti delle cerniere potrebbe entrare un po' d'acqua se siamo sotto acquazzoni abbastanza intensi. Altra borsina, borsa da codino, sempre importante, un po' più importante come misure e capienza, è questa qui, che costa 26 euro consegnata a casa, arriva con la sua cover appunto antipioggia e tutto questo set di fibbie e di cinghie che serve per il fissaggio. Il design è molto bello, come possiamo vedere, e anche i materiali di fattura sembra appunto un simil carbonio, ma anche qui abbiamo materiali sintetici simil pelle e cordura. Sempre le clip di fissaggio, e ovviamente usando questa cerniera abbiamo, come in tutte le borse, l'espansione per aumentare quella che è la capacità di carico. Ovviamente diventa più alta una volta riempita. Anche questa ce la possiamo portare a spasso con la maniglia alla fine del nostro viaggio. Se abbiamo tipo andiamo in camera nell'albergo, possiamo già salire impugnandola con anche questa, o con la tracolla o con la maniglia. L'apertura anche qua è molto facile, ci sono due cerniere molto ben cucite, ben rifinite, anche abbastanza robuste, e all'interno troviamo anche qua delle parti molto, come possiamo dire, tipo di cuoio, che serve per mantenere la forma della borsa. Abbiamo queste fasce dove possiamo fissare degli oggetti, l'interno anche ben rifinito con un tessuto quindi morbido che non rovina anche durante il viaggio i nostri oggetti. La borsa appunto si espande e questa ovviamente raggiunge delle dimensioni più importanti, perché qui arriviamo a un 34 per, una volta espansa, 20, e di larghezza qui abbiamo altri 22 centimetri. Comunque anche questo è un accessorio veramente veramente valido, e che comunque, una volta installato, dà anche un tocco di classe e di estetica alla nostra moto. Infine, indispensabilissime e molto pratiche, sono le borse, quelle laterali. Queste sono borse morbide, sempre espandibili, che ovviamente hanno bisogno di che cosa? Qua, di un telaietto laterale che gli impedisce di richiudersi all'interno, perché noi possiamo fissarle sopra o sotto la sella con le apposite fibbie con il vetro, ma ovviamente dovremo impedire, se non li acquistiamo a parte, ce li costruiamo noi dei telaietti, un qualcosa che impedisca alle borse di oscillare durante il viaggio. Queste borse
sono costate 55 euro entrambe e arrivano anche queste con tutto il loro set di fibbie e cinghie che io ho già utilizzato, compreso anche, come potete vedere, questo che è la tracolla, praticamente ottima finitura imbottita anche per il peso. Tutte le fibbie sono regolabili anche con parti metalliche e PVC, credo che sia questo materiale plastico. Comunque un ottimo polimero, molto resistente ai colpi, vedete che praticamente sembra ancora nuovo dopo tantissimi chilometri, tutta l'estate di utilizzo. Le ho riposte, rimesse via ancora anche con le loro carte. Arriva anche compreso in dotazione, elastici, e questi piccoli elastici che servono per il fissaggio delle valigie se abbiamo bisogno di tensionarle. Ok, e come ci troviamo? Ci troviamo all'interno. Beh, la prima base è rigida, quindi mantiene un attimo la forma sotto della borsa, sempre totalmente impermeabile. Queste sono borse anche di un certo peso, una certa consistenza. Tessuto in cordura molto spesso, molto resistente, quindi già praticamente quasi impermeabile da solo. Come potete vedere, le cerniere vengono richiuse all'interno della loro fodera, e quindi praticamente aumenta ancora di più il livello di protezione. Una tasca ha queste due, sì, una borsa, scusate, ha queste due tasche supplementari, sempre a sua volta espandibili, con il fermo per la cerniera, in maniera che accidentalmente durante il viaggio non si possa aprire, quindi una maggiore sicurezza. Andiamo a sganciare il bottone automatico ed abbiamo queste cerniere, sempre ottima la rifinitura interna. Qua ci sono ancora le fascette che ho utilizzato per fermare nell'ultimo viaggio le fibbie e altre cose in sicurezza, altri oggetti che avevo messo qua sopra. Anche quest'altra tasca, appunto, sono ben rifinite, materiali gommosi e molto particolari e morbidi al tatto. Anche qui abbiamo la sicura, in maniera che le cerniere non si possono accidentalmente aprire, magari durante, appunto, durante il viaggio, durante le nostre vacanze. Altra maniglia per impugnare direttamente la valigia e tutte quelle che sono le fasce con velcro per il fissaggio. Questa è l'altra borsa, che con la sua capotina. Ce ne sono due ovviamente in dotazione per il prezzo che vi ho detto, trasparente se vogliamo anche riporre qualcosa di visibile quando se abbiamo bisogno di qualcosa, un buon tessuto, vedete, di alta densità, dove all'interno è un doppio strato praticamente. All'interno abbiamo un'altra guaina di PVC che aumenta sempre quello che è il livello di impermeabilizzazione delle borse. Andiamo ad asportare un attimo la copertura e che cosa vediamo? Vediamo l'altra borsa, che invece di due ha un'unica tasca, sempre con i bottoni appunto di sicurezza, un'unica tasca maggiorata, sempre per riporre appunto i nostri oggetti. Questa è la cerniera di espansione, perché possiamo cambiare la capacità di utilizzo. Qua vedete ancora delle fibbie ancora nuove e nonostante l'utilizzo vedete che l'interno e tutti i materiali sono di ottima, veramente di ottima fattura e quindi anche molto molto resistenti all'usura. Qui abbiamo 44,29 x 14 per un prezzo appunto di 55 euro. Mi pare che, beh, sì, come esposizione vi ho detto tutto. Ho usato tutti questi oggetti per tutta l'estate e quindi il costo è stato, secondo me, basso, ma il servizio e l'utilità che mi hanno dato tutte queste, le soddisfazioni che mi hanno dato questi accessori sono da 5 stelle. Vi saluto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e vi aspetto alle prossime recensioni. Un buon viaggio a tutti i bikers!